Quattro errori tipici della definizione muscolare. Molto spesso le persone che si improvvisano nel fai da te o di frequente anche consigliate dagli addetti ai settori, e qui è pure imperdonabile, compiono questi quattro errori. Primo, abbassano drasticamente le calorie. E, collegato al secondo punto, da cosa spesso? Dai carboidrati. Questi benedetti e tanto odiati carboidrati, che vi avranno fatto mai, che sono una fonte energetica tra l'altro spettacolare, oltre che nutritiva. Terzo, aumentano a dismisura la parte del cardio, iniziano a correre di qualsiasi forma sia, perché? Perché correre fa dimagrire, fa definire, in parte è vero, ma non è la soluzione. Quarto, in allenamento con i pesi che si fa, si alzano le ripetizioni, si abbassano i pesi e si riducono i tempi di recupero. Non c'è stronzata più grande che fare un mix di tutto ciò. Perché? Perché il corpo lo si manda in uno stato catabolico molto velocemente. Qual è la soluzione? Una pianificazione strategica per tempo, proiettata su quello che è uno stile alimentare e uno tipo di allenamento idoneo al tuo fisico, alla tua situazione di quando deciderai di iniziare la definizione. Ecco l'importanza anche di un'analisi corporea oggettiva fatta da un professionista per poi decidere strada facendo con controlli costanti come andare ad agire in reazione al tuo fisico e alle risposte dello stesso.